Una bella giornata di sole ha fatto da contorno domenica nella Valle delle Cento Cascate in Val Bognanco per la terza prova del campionato provinciale FIDEL di corsa in montagna, organizzata in maniera impeccabile dal gruppo sportivo Bognanco del presidente Franco Charbonnier. Al via si sono presentati 113 atleti per le categorie junior e senior, 10 i chilometri per la categoria senior maschile, 5,9 invece i chilometri per la categoria junior maschile e senior femminile. Rispettando i pronostici della vigilia, a imporsi in campo senior femminile è stata la valstronese Michela Piana, che ha regolato al traguardo la sua compagna di club, Arianna Matri, che a quanto pare ci è abituata ad arrivare due. È per forza con un'avversaria così non c'è scelta, però finché vince lei sono contenta. Senti Michela, meno male che avevi detto a inizio stagione quasi quasi smetto. È vero, a inizio stagione avevo detto che ero intenzionata a smettere, però poi la corsa mi piace, mi dà tante soddisfazioni e quindi poi i risultati arrivano. Quindi continuiamo così. Cadese sempre sugli scudi, ma arrivare sempre seconda dietro Michela un po' rogna. Ogni tanto la convinco a restare a casa. No, non mi resta che allenarmi di più. E anche in campo maschile, pronostici rispettati per questa prova di corsa in montagna. Si impone il valstronese trapiantato a Domodossola Rolando Piana con una gara a corsa tutta in testa. Sì, oggi, come dicevo prima, ho provato a forzare per vedere un po' com'era la condizione in vista dei prossimi appuntamenti, però non ho proprio avuto buone indicazioni perché sul finale della salita era un po' al limite. Comunque ho fatto un buon test. Infatti nel resto del tracciato ho tirato e comunque speriamo nel proseguio delle gare. Organizzazione perfetta di questa terza tappa del circuito provinciale di corsa in montagna, promosso dal gruppo sportivo di Bognanco, un sodalizio storico nella Valle delle Cento Cascate. Sì, diciamo che dal 1974 che facciamo attività sportiva sia a livello corsa montagna, sia a livello appunto anche giovanile per quanto riguarda i cross anche d'inverno, e poi facciamo anche gare di cilpinismo perché la società è la medesima, sia Ciclo Bognanco che GS Bognanco. Quanti sono gli atleti che fanno parte del vostro sodalizio? Ma del nostro sodalizio, diciamo, come tesserati ne abbiamo circa un centinaio della tessera, per quanto riguarda la FIDAL, e mentre per quanto riguarda la FISI abbiamo tesserati una cinquantina di tesserati FISI che fanno gare di cilpinismo.